Oggi e domani in piazza Plebiscito attività di prevenzione e solidarietà all'interno del villaggio Teleton. Si parte oggi 22 aprile con gli screening organizzati dall'associazione Lions di Pozzuoli, con visite mediche gratuite per oculistica, odontoiatria, cardiologia e prevenzione del diabete. Domani, a partire dalle 8.30, si terrà invece la Walk of Life, manifestazione sportiva a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, organizzata da Fondazione Teleton e composta da una gara competitiva di 10 km per gli sportivi e una passeggiata di 3 km dedicata alle famiglie e bambini con patologie. Quando le istituzioni sono sul territorio, le associazioni sono sul territorio, è un buon segnale, significa vicinanza e prendersi cura di quelle che sono le problematiche dei cittadini. Oggi ci prendiamo cura dei cittadini per quanto riguarda screening di prevenzione, per quanto riguarda anche formazione, informazione e sensibilizzazione. Poi oggi è anche una data importante perché ricade la giornata della salute della donna, anche perché da oggi per la prima volta il Servizio Sanitario Nazionale dà in modalità gratuita anche l'uso della pillola, diciamo, anticoncezionale. È un ulteriore passo in avanti che va verso, diciamo, la cura e la tutela delle donne. In questi due anni di Covid la gente ha rinunciato alla prevenzione e ora bisogna recuperare il terreno perduto per fare screening e per fare diagnosi precoce, perché la medicina preventiva è quella che sicuramente interviene prima e che ci fa risparmiare in termini economici, ma soprattutto ci dà la salute. Il nostro motto come Lions è We Serve. We Serve è proprio, significa che siamo al servizio dei più deboli. Oggi qui abbiamo la possibilità di fare screening gratuitamente, screening per il diabete, screening per la cardiologia, screening per la biometria e screening per la vista. Io ringrazio il sindaco innanzitutto, ma soprattutto l'assessore Sandagata, il quale da sempre ci supporta e ci dà diciamo, tutto quello che ci serve per permetterci di essere qui in piazza. Grazie.